Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi per la playlist ABC Cura delle Orchidee vorrei trattare di un tema molto importante nella coltivazione delle nostre orchidee, in casa e non solo. Questo argomento è il riposo vegetativo. Vedremo insieme che cos'è, come si manifesta, vedremo se tutte le orchidee hanno questo riposo e capire quando le piante entrano nel riposo vegetativo o escono dal riposo vegetativo. Il riposo vegetativo di una pianta si può definire come il rallentamento di tutte le sue attività metaboliche, che porta a una battuta d'arresto di tutte quelle che sono le attività vegetative. È una sorta di quiescenza, la pianta praticamente dorme in attesa che riprendano delle condizioni migliori per potersi sviluppare. È un po' quello che succede ai ricci, agli orsi, ad altri animali selvatici che vanno in letargo. Le piante ovviamente non sono morte, ma le funzionalità di base sono talmente ridotte che noi non possiamo percepire nessun movimento di crescita vegetativa. Molte piante, tra cui le orchidee, hanno un periodo di riposo perché provengono da aree dove, per esempio, ci sono delle stagionalità per quanto riguarda la pioggia. Quindi, per esempio, nella stagione monsonica molte orchidee crescono, nella stagione secca no. Entrano in questo famoso riposo vegetativo. Oppure sono piante che provengono da aree geografiche dove c'è una vera e propria stagionalità. Quindi ci sarà un periodo di caldo e umido in cui crescono e un periodo di freddo e secco dove la loro crescita si arresta. Ovviamente non tutte le orchidee necessitano di un riposo vegetativo e quindi per spiegare meglio questa parte facciamo un piccolo excursus. Il portamento di crescita di una pianta ci dà sempre moltissime informazioni su come questa pianta o i suoi progenitori erano abituati a vivere in natura. Avremo così un portamento di crescita che viene definito simpodiale e uno che viene definito monopodiale. Le piante simpodiali hanno tipicamente un rizoma strisciante, al cui apice ogni anno spuntano le nuove vegetazioni, solitamente in forma di pseudobulbi. Gli pseudobulbi possono avere delle forme diversissime tra loro, sia in grandezza e sia di forma. Possono essere infatti affusolate, a forma di canna, oppure arrotondate e via discorrendo. Tipiche orchidee simpodiali sono le Cattleya, i Cymbidium, gli Oncidium, le Restrepie. Le orchidee monopodiali invece hanno sempre un fusto, un rizoma, che però tipicamente ha una verticalità, dal cui apice spuntano foglie, non pseudobulbi. Tra queste troviamo le Phalaenopsis, le Vanda, gli Angraecum, le Renanthere e altre Vandacee. Questa distinzione ci serve a capire che ci sono orchidee che si sono attrezzate a delle riserve nutritive e di acqua attraverso gli pseudobulbi e quindi sono piante che in natura presentano un periodo di riposo vegetativo e altre che non hanno queste strutture, ma solo foglie e radici che possono essere carnose, però, non sono predisposte a ricevere un riposo vegetativo molto marcato come le precedenti. In questa suddivisione principale che ho fatto tra simpodiali e monopodiali esistono però molte eccezioni che cercheremo di vedere nel quanto possibile in questo video. Alcuni tra noi potrebbero pensare che sia una furbata non far fare il riposo vegetativo alla pianta, in modo tale che cresca di più, che si accespisca in maniera più rapida e quant'altro. In verità questo concetto è molto sbagliato, perché le piante hanno il loro orologio biologico, pertanto se non viene rispettato il riposo vegetativo, molto spesso non vedremo le fioriture che ci aspetteremmo e la pianta può subire un vero e proprio deperimento. Vediamo ora quali sono i segnali che la nostra pianta sta entrando nel riposo vegetativo. Lo vediamo soprattutto nelle piante simpodiali. Eccone qua un classico esempio. Questa pianta ha portato a maturazione i suoi pseudobulbi, non ha al momento nuovi getti vegetativi, l'apparato radicale è fermo e la pianta non sta producendo fiori, non è prossima alla fioritura. Questa pianta è in riposo.
Qui invece abbiamo un dendrobium ripreso verso la fine di ottobre. Come vedete, alcune canne sono già senza foglie, altre stanno progressivamente ingiallendo. L'apice vegetativo, però, vedete che è ancora in crescita. Questo ci avvisa che la pianta sta entrando nel riposo vegetativo, ma deve prima completare tutta la crescita della canna. Alcune orchidee simpodiali, quando si apprestano al riposo vegetativo, possono perdere le foglie. Questo se sono specie o provengono da specie decidue, come molti dendrobium e molte licaste. Le foglie gradatamente inizieranno a ingiallire e a seccarsi, in modo tale che tutta l'acqua e i nutrimenti contenuti in esse ritornino agli pseudobulbi. In contemporanea solitamente si osserva anche la riduzione dell'apice radicale, che segnala che le radici non sono più in crescita attiva. Quando ci accorgiamo che una pianta sta entrando nel suo riposo vegetativo, vanno ridotte le annaffiature gradatamente e vanno sospese le concimazioni. Questo perché la pianta non utilizzerà l'acqua e il concime se noi insistiamo a darglielo. Vediamo invece qualche pianta che si sta risvegliando. Ecco qua un ibrido di Cattleya che dopo riposo sta fiorendo. Qui invece un'altra pianta che sta producendo nuovi pseudobulbi. Qui un'altra pianta ancora che ha fiorito, qui c'è lo stelo vecchio, e sta attualmente producendo delle nuove radici. Si sta quindi risvegliando anche lei. Questo invece è un ibrido di Dendrobium nobile che si sta apprestando a produrre le gemme florali. Rispettare il riposo vegetativo è molto importante per alcune piante, tra cui Dendrobium, che se non lo ricevono tendono a produrre numerosissimi chechi a discapito della fioritura. Molte piante, come quelle della famiglia delle catasetine, arrivano addirittura a morire se non si rispetta un periodo di riposo. Se c'è o non c'è e quanto dura il periodo di riposo dipende dal bagaglio genetico di ogni pianta. In accordo con le temperature e l'intensità luminosa che varia durante il periodo invernale, si può dire che qui da noi tipicamente questo periodo di riposo naturale cade nel periodo invernale. Anche alcune orchidee monopodiali necessitano di un riposo. È il caso della sederea giapponica o della Neonfinezia falcata, per fare alcuni esempi. Fin qui abbiamo visto il riposo naturale delle piante, quello cioè che è programmato per la loro genetica, per resistere nei loro luoghi di provenienza alle avversità climatiche, come la mancanza di acqua o l'abbassamento delle temperature. C'è però un altro tipo di riposo di cui non si parla mai abbastanza e che è quello indotto dalle nostre pratiche culturali, ovvero sia la regolazione delle temperature e la luminosità. Molte orchidee, nella fattispecie molte piante monopodiali, vivono in ambienti che hanno climi costanti durante tutti i 12 mesi dell'anno, quindi con disponibilità di luce, di calore e di acqua tutto l'anno. Queste piante, se ricevono le condizioni giuste, non si arrestano, non hanno un periodo di riposo, ma continuano a vegetare e a produrre infiorescenze. Quando invece, come qui da me in veranda, le piante non ricevono sufficiente calore, perché comunque, come avete visto nel video delle temperature, tengono la veranda abbastanza sul versante fresco, o comunque sia non incremento la luce invernale che è insufficiente con della luce artificiale, queste piante subiscono un rallentamento metabolico, entrano in quello che si definisce un semi-riposo vegetativo. Questa condizione ovviamente è indotta dalle pratiche culturali, queste piante non sono nate per avere questo riposo vegetativo. Però le piante si adattano e non trovando le condizioni ideali di crescita, rallentano tutte le loro attività. Qui noi dobbiamo essere quindi bravi e avere una certa esperienza per saper poi regolare le annaffiature e le concimazioni di conseguenza, perché queste non sono piante che si fermano, non hanno questo benedetto riposo vegetativo, però hanno veramente un rallentamento importante delle loro attività e quindi non si possono trattare come quando sono in piena vegetazione. Un'altra stagione dove si può verificare questo fenomeno è l'estate. Infatti, le altissime temperature che si verificano qui da noi, accompagnate da un'intensità luminosa eccessiva, portano lo stesso le piante a questo stress e quindi loro, per difendersi, entrano in una sorta di riposo estivo. Abbiamo visto prima che ci sono numerose eccezioni sul riposo e il fatto che la pianta sia o no monopodiale o simpodiale. Eccone alcuni esempi.
Questa masdevallia è una pianta ovviamente simpodiale, tuttavia, come potete vedere, ha degli pseudobulbi talmente minuti e queste foglie carnose che non è una pianta predisposta a subire un periodo di arresto nelle innaffiature. Infatti proviene da aree geografiche dove c'è sempre disponibilità di acqua. Parlando quindi di riserve nutritive, eccovi a confronto una piccola masdevaglia con l'imponente Dendrobium speciosum. Come potete vedere, gli pseudobulbi indicano che il Dendrobium la batte sicuramente in quanto riserve nutritive. Questo Dendrobium infatti può rimanere a digiuno per settimane e settimane senza battere ciglio. Questo perché ha queste belle riserve nutritive, mentre la masdevallia, come la maggior parte delle pleurotallidine, necessita di irrigazioni costanti tutto l'anno. Dicasi altrettanto per i Paphiopedilum, i Phragmipedilum e le altre della famiglia, in quanto queste foglie così sottili non contengono nessuna riserva nutritiva e quindi sono piante che vanno innaffiate e concimate regolarmente tutto l'anno. Fin qui abbiamo visto che cosa è il riposo vegetativo, come rilevarlo e quali piante ne hanno bisogno. Vediamo invece adesso come si trattano le orchidee durante il loro riposo. Abbiamo visto che questo fenomeno è una sorta di letargo delle piante, una quiescenza. Quindi le piante gradatamente vanno accompagnate riducendo le innaffiature. Riducendo la quantità e la frequenza d'acqua andremo anche a ridurre la concentrazione delle concimazioni, dandole via via sempre più diluite. Ci accorgeremo infatti che innaffiando la pianta, seppur con poca acqua, il vaso rimarrà più pesante per un periodo di tempo più lungo, questo perché anche a livello radicale l'acqua e i nutrimenti non vengono più assorbiti. Gli intervalli delle annaffiature si allungheranno di molto, anche di alcune settimane tra una e l'altra, bagnando sempre poi con poca quantità d'acqua solo le piante che realmente ne hanno bisogno. È normale in questo periodo notare che gli pseudobulbi possono raggrinzirsi, oppure nelle specie simpodiali che le foglie possono avere delle micro rughe su di esse. Questo è normale, le risorse ci sono e devono essere utilizzate dalle piante. La cosa però da osservare è che gli pseudobulbi o le foglie non diventino eccessivamente raggrinziti. Molte fonti riportano che è necessario sospendere completamente le innaffiature durante il periodo di riposo. Io sono parzialmente d'accordo con questa indicazione, perché è vero che ci sono piante come le catassetine che marciscono se vengono bagnate durante il loro periodo di riposo, però è anche vero che per la maggior parte delle altre orchidee, in natura, c'è sempre la rugiada, c'è sempre la nebbia, qualche pioggia sporadica accade e quindi secondo me è un po' fuorviante pensare di non bagnare per mesi e mesi completamente le piante. Io personalmente monitoro sempre il raggrinzimento degli pseudobulbi e mi regolo diradando e dando poca quantità di acqua alle varie orchidee. Quindi possono anche passare 2 settimane, 3 settimane da una annaffiatura all'altra e quando le bagno veramente con poca acqua e senza concime, però sinceramente io un minimo di acqua ce lo do alle piante. Per quanto riguarda gli altri parametri, per esempio la temperatura, moltissime orchidee necessitano anche di un periodo fresco durante il loro riposo. Questo aiuterà anche a non far raggrinzire i famosi pseudobulbi. Non tutte però necessitano di un abbassamento delle temperature, bisogna fare un po' di ricerca pianta per pianta. Dicasi altrettanto per quanto riguarda la luminosità. Alcune piante provengono da foreste decidue, dove appunto le foglie degli alberi su cui loro sono poggiate cadono, si spogliano e quindi le piante ricevono più luce. Per altre invece questo fattore è del tutto indifferente, quindi anche qui bisognerà adoperarsi un pochettino per ricercare delle informazioni più precise possibili. Spendiamo 2 parole su come comportarsi al risveglio delle piante. Quando le piante danno segni di iniziare l'attività vegetativa, quindi producono nuove radici o producono i fiori o stanno producendo nuove foglie o nuovi pseudobulbi, le innaffiature e le concimazioni vanno riprese gradatamente. Non si può far fare una buffata di acqua e concime a queste piante perché si stanno risvegliando. La cosa va ripresa in maniera graduale.
Quando la pianta sarà completamente sveglia, quindi con le radici attive, gli pseudobulbi che raggiungono almeno 3-4 cm o le foglie che sono circa a un terzo della loro lunghezza, allora sì che possiamo pompare la pianta, quindi dargli una bella quantità di acqua, una bella quantità di concime, perché la pianta utilizzerà tutti questi elementi per la sua crescita. Parallelamente, di solito questo fenomeno che comincia già adesso e si esplica al meglio alla fine dell'inverno, l'inizio della primavera, ci accorgeremo anche che i vasi, quando noi bagniamo, diventano rapidamente leggeri, l'acqua viene assorbita, viene consumata rapidamente. Nel frattempo anche le nostre giornate si saranno allungate e le temperature diventeranno più miti. Le piante un po' alla volta si risveglieranno tutte quante e ci sarà un bel da fare in veranda in primavera e in estate. Pertanto, finché possiamo, riposiamoci un po' anche noi, che la primavera e l'estate stanno arrivando presto. Spero che questo piccolo approfondimento sul riposo delle piante ti sia piaciuto e che tu lo abbia trovato interessante. Io, come sempre, ti auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima!